bentornati ad una nuova puntata di 7 giorni in 100 secondi. Queste le notizie più cliccate della settimana. Nevicata su Rieti nella serata del 2 gennaio. Per Rieti così inizia il 2019 all'insegna dei fiocchi che hanno imbiancato lievemente la città, senza creare però disagi. Neve attesa in virtù dell'ondata di freddo prevista sull'Italia per i primi giorni di gennaio. Più forte invece la nevicata nell'Amatriciano. Risate, musica e divertimento per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019. Tanti reatini si sono ritrovati a Piazza Mazzini per il veglione di San Silvestro. Festa per tutti, gratuita, con la musica di Stella Stai, del DJ set, le battute dei sequestratori e aspettando l'ospite VIP, Alessia Macari, conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Multe più salate per chi viola il codice della strada. Dal 1 gennaio anche a Rieti è scattato l'adeguamento all'inflazione, per un aumento che si attesta intorno al 2,2%. Sul nostro sito tutti gli aumenti a seconda delle violazioni. A seguito della mancata manutenzione del pistino indoor da parte del Comune di Rieti, proprietario dell'impianto che ne aveva garantito i lavori già da fine novembre, la società atletica studentesca Rieti, organizzatrice della manifestazione di sabato 5 gennaio, è costretta a rinunciare alla stessa per impraticabilità dell'impianto indoor. Lo ha detto, sollevando un vespaio di polemiche, il presidente della studentesca Milardi, Giuliano Casciani. Il consigliere con delega allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati, ha ribadito la richiesta di 1 milione di euro alla regione per rifare il pistino indoor. Il tecnico del Rieti, Riccardo Ceu, si è dimesso a margine di Rieti-Matera 4-0. Chi mi ha portato qui è Mantos Poulinakis, ha detto il portoghese. Lui mi ha dato l'opportunità e lo ringrazio, ma se cambia la società, questa è stata la mia ultima partita qui. In pole per sostituirlo l'ex San Benedettese Ezio Capuano e l'ex giocatore dell'Inter Francesco Moriero. Un anno da record, Rieti Life si conferma nel 2018 la testata giornalistica più seguita a Rieti e provincia. Parlano i numeri, sono oltre 40 i milioni di click certificati da Google Analytics e Google AdWords negli ultimi 12 mesi, con un incremento sostanziale rispetto al 2017. Erano queste le notizie più cliccate della settimana su rietilife.com. L'appuntamento con 7 giorni in 100 secondi torna la prossima settimana. Ancora buon anno da Rieti Life!